popolo che paga il pizzo è un popolo senza dignità. Abbiamo cominciato da qua, è stato l'incipit della nostra storia. E fra i significati che ha avuto questo inizio, forse quello più importante è quello di aver spinto un po' tutti a riflettere su cosa significa dignità, su come si conquista, su come si protegge, su come si tutela e si promuove. Significa anche riflettere su che cosa significa popolo, su come si diventa popolo, come si diventa un popolo libero, consapevole. Il senso che avvolgeva il pizzo era per noi che abbiamo cominciato qualcosa veramente di assurdo, di allucinante. Qualche cosa che abbiamo interpretato come il sintomo dell'ignara sudditanza di una moltitudine amorfa. In questa atmosfera di silenzio ci sentivamo però anche il puzzo di compromesso morale di una certa classe dirigente. E abbiamo riconosciuto il paradigma di una sottile perversione di convivenza del nostro comune vivere. Nel pizzo infatti si intrecciano ignoranza e calcolo, individualismo e appartenenza criminale, storia e gesti quotidiani, detto e non detto, arcaicità, mercato e modernità, e paura ovviamente, ma soprattutto sfiducia. Una sfiducia nello Stato, una sfiducia in se stessi, e se volessi usare una espressione sola che unisce entrambe, sfiducia nella Repubblica. È come se il pizzo avesse inquinato le falde di chi ha ancora sete di giustizia. Perché il pizzo è innanzitutto la più elementare e immediata forma dell'essenza di Cosa Nostra, la signoria territoriale. Può travagliare il capo. Ti devi mettere a posto con me. Perché se mai dovessero esplicitare quello che pensano, ti direbbero le tasse a noi le devi pagare, non alla Respubblica. Noi garantiamo l'ordine sociale, non la Repubblica. Cosa Nostra, non la Respubblica. E non immaginate che un mafioso non possa pensare a una cosa del genere, perché mafioso era anche il medico Luttadauro, che credo che il latino lo conoscesse.